Bentrovati da Giovanni Pimpinelli, siamo ufficialmente in clima partita per questa 16ª giornata del campionato di 16 Girone B. Stemar 90 per il secondo sabato consecutivo in casa, questa volta ospita Palocco e cerca un successo interno che non è arrivato nei primi due confronti del 2024 qui a Pala di Cuccia. Ha perso con Frascati il giorno dell'Epifania, ha perso anche con Città Futura sabato scorso e ha vinto due gare in trasferta contro Cerveteri e contro anche la Smetta. Andiamo subito alla formazione delle squadre, iniziamo con gli ospiti di Palocco: numero 0 Sbrega, numero 6 Lentini, numero 7 Cornacchia, numero 9 Ferlito, numero 10 Calavana, numero 11 Federico Cagliola, numero 16 Croce, numero 18 Magelli, numero 21 Giacomo Cagliola, numero 22 De Robertis, numero 23 Zaccagnini, tecnico in panchina e Agostino Afflitto. Passiamo alla Stemar 90 che, a parte Gian Vincenzi, ha a disposizione tutti gli altri effettivi: numero 4 Campogiani, numero 6 Nadine, numero 9 Cocian, numero 10 Arbidanz, numero 13 Scarpone, numero 15 Talluto, numero 16 Tarricone, numero 20 Di Nardo, numero 22 Bianchi, numero 23 Andrea Bottone, numero 24 Veles, il tecnico panchina Gabriele La Rosa. Adesso un minuto di silenzio per ricordare la figura di Cristiano Diletti, che è scomparso nei giorni scorsi prematuramente a 38 anni, quindi la FIP ha disposto questo minuto di accoglimento, che ovviamente allarghiamo anche al monumento del calcio italiano e del Cagliari Calcio, Gigi Riva. Gli arbitri Mattia Falamesca di Anagni e Pierpaolo Iafrate di Golfelice stanno per impartire questo minuto di silenzio che noi ovviamente osserviamo. Abbiamo osservato un minuto di silenzio per ricordare la figura di Cristiano Diletti, così come è spiegato nel comunicato della FIP Lazio, una figura del basket, insomma, a livello regionale che è conosciuta. A 38 anni ci ha lasciato
questo ragazzo, quindi era giusto dargli l'importante saluto da parte del mondo della Pallaspicchi laziale. Si scende in campo, Stemar 90 come sempre per le gare casalinghe in divisa bianca con diciamo così, il costrutto colorato nella parte alta della canottiera, divisa nera con bordi e richiami grigi per quanto riguarda proprio Palocco, che sta per recuperare il pallone, il via conquistato da Caravana che è andato a contendere la palla 2, quindi possesso per quanto riguarda la formazione. Arancionera che però vedete grigio nera con la palla che viene scagliata sul vetro, non riesce la formazione ospite tramite Lentini, che è uno dei più pericolosi. Lentini, così come De Robertis. De Robertis, conosciamo le sue esperienze in passato. Lentini, che ho visto personalmente anche nella gara contro la Virtus Pomezia, non uno dei migliori per quanto riguarda Palocco in questa stagione, però sicuramente possiamo dire che un ragazzo in grado di mettere in difficoltà tutte le squadre più importanti del campionato. Andrea Capocciani, i primi punti sono i suoi e la Stemar 90 si porta sul 2-0, così come indicato da parte della coppia arbitrale. Come sempre qui vicino a me a seguire le partite della Stemar 90, Coscia Mano Tedeschi. Coscia, parto da un aspetto, rappa la palla sul ferro lungo, da un aspetto inconsueto per l'inizio delle cronache. Un arbitro di Anagni e uno di Golfelice, scelta frutto anche delle proteste della cestistica nelle scorse settimane per quanto riguarda gli arbitraggi? Ma questo non te lo so dire, è ovvio che squadra di Roma e di Civecchia si tende quando si può a trovare arbitri, diciamo, che non siano di Roma e che non siano di Civecchia. È ovvio che gli arbitri romani in questa serie sono tantissimi e spesso capita che vengono arbitrati a Civecchia arbitri della stessa città d'appartenenza dei giocatori, però siamo abituati anche a questo. E abbiamo visto già due attacchi da parte della squadra allenata, da parte di Agostino Afflitto, che si sono andati a spegnere. E poi il tiro che va dentro da parte di Mattia Talluto, il ragazzo di Caltanissetta, orgoglio di Caltanissetta, uno dei migliori prospetti usciti negli ultimi anni da parte della città nissena, come insomma si indica. Caltanissetta è una delle parte palla Talluto, scatena i ragazzi di Palocco, Campogiani va a sporcare la conclusione, la palla che arriva dentro, il tocco di Giacomo Cagliola, due punti accorcia la formazione romana arrivata qui a Civitavecchia per cercare di anche di proseguire nella sua striscia vincente. Altra palla persa da Stemar 90 e appoggio comodissimo, lay-up di Valerio Lentini. Partita un po' così questa gara, con due errori in fase di costruzione per quanto riguarda la squadra di Gabriele La Rosa e due recuperi, due facili canestri concessi proprio ai romani. Adesso tocca ai ragazzi in canottiera bianca della Stemar 90, Krešimir Eles, due punti anche per il croato di Spalato, che è riuscito a mettersi in mossa nella gara precedente contro Città Futura. E da quest'altra parte il canestro di Daniele De Robertis, due punti, 6-6, già tre canestri per parte. De Robertis che ha anche giocato con Frascati, e poi altra palla persa, il canestro facilissimo di Daniele De Robertis. Coach, 8 punti di per quanto riguarda Palocco, ma tanti regali in questi primi istanti da parte della difesa rossonera. Sì, diciamo che il nostro playmakerino ha iniziato molto bene, poi ha subito un po' la pressione della difesa romana e ha perso veramente dei palloni importanti, però deve far fronte anche a queste situazioni qui, non si deve scoraggiare. Ha fatto un bel canestro, un bel assist, deve cercare di tenere un po' più controllo della palla. Oh, di Kocan! Primi due punti per il maghetto sloveno, abbiamo visto anche il suo connazionale Luka Doncic che ne ha messi dentro 73 nell'ultima notte NBA. Fallo in attacco da parte della squadra romana e palla riconsegnata ai giocatori di casa con indicazione da parte degli arbitri. Mattia Falamesca di Anagni, che è laureato in ingegneria energetica all'Università di Tor Vergata, qui conosce bene anche Roma. Rappo sfondamento di Kristaps Arvidas, ha fischiato per l'appunto l'arbitro Falamesca, che ha anche discusso la tesi quando si è laureato dal titolo dei motori a combustione interna alla sostenibilità.
conseguendo la valutazione di 91 centodecimi. Iafrata invece l'altro arbitro, esperienza anche da allenatore nella squadra della sua città, ovvero quella di Colfelice, quindi arbitri arrivati dalla provincia di Frosinone. Incitamento da parte del pubblico, la palla in questo momento per De Robertis che cerca di superare i giocatori avversari, e poi ancora attacco con il tiro che va dentro di Marco Caravana, due punti per lui da parte del classe 2000, da parte del giocatore di Palocco che ha fatto parte delle settori giovanili della Virtus Roma. Nuovamente la Stabar 90 con Krešimir Eles, il cormorano Krešimir Eles, 4 punti per lui, per il cormorano di Spalato, il concittadino di Vangianetic, 10-10 come indica il risultato preparato dal nostro Luca Vassalli. Il tiro che va dentro, De Robertis ancora, 6 punti per lui, 6 punti per De Robertis, 4 per Eles in questi primi frangenti, con la pronuncia della Z come ci ha spiegato proprio il ragazzo di Spalato, che va proprio quasi spagnoleggiante. Eles, la palla è per Campogiani, il tiro di sospensione, il jumper di Campogiani, la palla che va sul ferro, recupera proprio il gruppo allenato da Agostino Afflitto con il tentativo imperversato di Caravana, che vediamo con questa coda dei suoi capelli che si mette subito in mostra. Il fallo di Kocian, 2 tiri liberi mentre stava andando a tirare Lentini, se non ho visto male, le proteste del maghetto sloveno, quindi diamo indicazione da parte della Coppa Arbitrale Ciociara per i tiri liberi in favore di Valerio Lentini. 3 falli della Stabar 90, 2 invece per quanto riguarda proprio Palocco, che ricordiamo, stavo dicendo, poi siamo stati interrotti dalle azioni. Il Rempo segna Valentini, il suo terzo punto, ha vinto il suo ultimo incontro 74-51 rispetto alla Smith, con 13 punti di Zaccagnini, capitano, e 11 di Maghelli, 2-2 per Valentini. Vittoria sulla Smith che ha interrotto la serie di 3 sconfitte consecutive. Altra interruzione arbitrale con la squadra di Palocco, che ha vinto solamente 2 volte in trasferta in questo campionato. L'ho fatto sui terreni di gioco di Smith e Valmontone, quindi difficile il compito per i romani, che adesso devono difendersi dall'assalto di Campogiani. Scarpini rosa per Giacomo Magaiola, palla recuperata, tanti recuperi in questi primi minuti da parte di Palocco. Campogiani va a contendere sull'avversario, Talluto da recupera, palleggia Bolendlig per Mattia Talluto, parte il ragazzo Nisseno, a sinistra il Solleone per Kristaps Sarpidans, corto, mentre vediamo il recupero subito con Caravana, la palla dall'altra parte indirizzata da Daniele De Robertis, tiro catch and shoot di Daniele De Robertis, ed esultano i tifosi di Palocco presenti qui alla nostra destra a seguire l'andamento di questa partita. 9 punti già per De Robertis, il sostegno da parte del pubblico, vediamo anche qualche regalo evidentemente, forse qualcuno festeggia il compleanno. Errore di Arbidans, inizio di partita sfortunato per il lettone, per il ragazzo che ha giocato anche a Parma. A destra l'intervento di pick and roll chiamato e poi non orchestrato al meglio, il tiro di Palocco con De Robertis, il fallo subito da parte della Stabar 90 con Talluto che va a riferire qualcosa all'arbitro. Andiamo in realtà il possesso che viene affidato, mentre stiamo vedendo che Andrea Bottone stava ad entrare sul terreno di gioco, ragazzo fratello di Luca che ha lasciato la squadra per intraprendere una nuova avventura, fuori Arbidans che non ha iniziato meglio questo confronto. La palla in realtà è per Palocco con la Stabar 90 già in bonus dopo 6 minuti dalla partenza del primo quarto. Talluto va a prepararsi evidentemente per entrare in campo, la palla va lunga, Eles è il ribasso difensivo, quindi Talluto, eccolo il Solleone arrivato dalla calda Sicilia, lo schema della testa, ti sposta nei riccioli, sposta anche un po' di barba, il tiro di Talluto, fa tutto lui, poi recupera De Robertis, lancio lungo, sboccato da Talluto, bravo Talluto a sboccare questo pallone, Campogiani in ripartenza, qualche protesta da parte dei dirigenti del Palocco, quindi Andrea Campogiani contrastato da parte di Giacomo Caiola, al lato per Andrea Bottone, il Bulldog, la famiglia originaria della provincia di Caserta, con Andrea Bottone, il fallo ottenuto grazie alla situazione fallosa di Giacomo Caiola, se non ho visto male, sì, fallo di Giacomo Caiola, stava entrare Scarpone sul terreno di gioco, eccolo il ragazzo di Pineto, fuori anche proprio Giacomo Caiola per quanto riguarda la formazione in canottiera nera, e c'è stato l'ingresso in campo in questo preciso momento di Zaccagnini, capitano
proprio di Palocco, la palla per la Stammar 90, attacca sulla corsia di destra, quindi il pallone per Koshan che va con la bomba, Koshan, Odi, Koshan! 5 punti per lui e soprattutto questa bomba fondamentale che consente alla Stammar 90 di recuperare le margini rispetto agli avversari. 13-17 come indica il punteggio, tocco di piede, rimessa Palocco, 4 punti separano Stammar 90 e Palocco in questo sabato che ha visto anche il successo dopo pranzo dell'N5 Vecchia nella pallanuoto, ha vinto per 16 nella vasca di Recco a Punta Sant'Anna contro Rapallo e poi sta giocando, poi informeremo successivamente anche Libertech a Centocelli in Serie C. È andato a vedere il primo tempo, poi dentro, bella di tabella per Michael Zaccagnini, 2 punti, volevano la bomba, protestano i tifosi di Palocco, ma in realtà il tavolo della giuria ha consentito solamente 2 punti per i ragazzi arancioneri. Eles, il cormorano di Spalato, si muove, allontana l'avversario, va a tirare col mancino, palla che però non va dentro, attaccano i ragazzi romani, palla schiacciata in direzione di Michael Zaccagnini, Zaccagnini contro Andrea Bottone, piede di Andrea Bottone, quindi rimessa per la squadra che attacca verso destra, dentro Nadine, dentro anche Maghelli, per Palocco esce Croce col pivot, che soprattutto utilizzato come pivot Alessio Croce, anche se in realtà nasce, perché dato che abbiamo accumulato come ala alla forte, ed è entrato anche Nadine, l'argentino per la Stammar 90, 2-12 alla chiusura di questo primo quarto, 3 falli di Palocco e Eles soprattutto, Eles è riuscito a rubare questo pallone con il tiro di Andrea Bottone, Andrea Bottone, la bomba, 3 punti per il Bulldog, 16-19, 1.50 al termine di questo primo quarto con la palla in questo momento comandata da parte dei ragazzi allenati da Costina Flitto con Michael Zaccagnini che porta il pallone per il fallo che c'è di piede, il tocco di piede è stato di un giocatore da parte di Palocco, l'arbitro inizialmente aveva indicato il possesso per i romani, qualche misunderstanding, alla fine la palla accordata alla Stammar 90, Coscio, la Stammar 90 sta cercando di recuperare rispetto agli avversari in questo momento. Sì, stiamo cercando di fare più pressione difensiva, molti palloni deviati con i piedi, vuol dire che comunque c'è attenzione sulle linee di passaggio, anche se poi la deviazione viene fatta con i piedi, però c'è molta aggressività e questo sta creando delle difficoltà appunto a Palocco, mentre in attacco non riusciamo a dare la palla sotto ai nostri lunghi con grande spazio e questo ci complica un po' la vita in questa ultima azione. 1.26 per chiudere questo primo quarto con l'arbitro che ha individuato un fallo della Stammar 90, quindi sarà tiri liberi per Luigi Maghelli, eccolo appena entrato in campo il giocatore classe 2004 che ha fatto 15 punti con Frascati, 19 con Valmontone, è stato nei settori giovanili di Virtus Roma, Onei Alfa Omega, vediamo anche questo rapporto di collaborazione tra Palocco e Onei, come vediamo anche dalle divise proprio dei ragazzi arrivati qui a Civitavecchia quest'oggi. 1.26 il tiro di Maghelli, va lungo, recupera quindi Adi Koshan per la Stammar 90 con Scarpone che si mette in cabina di regia, eccolo pronto a indicare qualcosa verso i propri compagni di squadra, i momenti chiamati anche da parte di Gabriele La Rosa con la sua felpa rossa quest'oggi, il tiro di Koshan, Adi Koshan, che ci sono, sono arrivate le maggiorette, attenzione scivolone, va a terra Zaccagnini, vediamo anche le pagliette, i lustrini sulla nostra sinistra, la tribuna nuova per sostenere la Stammar 90, ultimo minuto che è iniziato di questo primo quarto e c'è il tiro, Stammar a meno 1, airball scagliata da parte di Palocco con Lentini, entra Di Nardo, vediamo che gli fa posto, non sta uscendo nessuno per la Stammar 90, evidentemente fuori Campogiani per far entrare uno dei più giovani della compagnia rossonera con Andrea Bottone, e ricordando che Palocco non è in bonus, ha fatto solamente 3 falli in questo primo quarto, Scarpone a parlare molto con i suoi, l'abbiamo anche sentito in settimana, abbiamo intervistato Ranzi anche al contributo da parte dell'ufficio stampa della Cestistica Civitavecchia, ringraziamo a partire a modo Giuliana Satta, Nadine non passa, Scarpone prova lui,
Gregazzo abruzzese per Di Nardo, ferro e vetro, Crocia recupera, extra possesso, 14 secondi a disposizione, 20 al termine del cronometro generale, quindi prova ad andare Scarpone con Crocia pronto per pick and roll, va al blocco lo sloveno, il fallo ottenuto dalla Stabar 90, fallo di Federico Gaiola, l'altro Gaiola è andato lì a disturbare il giocatore della squadra ospite con l'intervento falloso, time out viene chiesto in questo momento con le proteste ancora da parte di coach afflitto verso non so se ce l'aveva con i giocatori oppure se ce l'aveva con la coppia arbitrale, però sicuramente un'azione importante se la vuole giocare in questo momento, una situazione importante coach La Rosa. Sì, ha tutti i time out ancora a disposizione come anche l'altra panchina, 13 secondi. Stiamo cercando di effettuare l'aggancio dopo che siamo stati 7 punti sotto, è ovvio che ci voglia pensare un attimino anche per non dare la possibilità poi alla squadra del Romana appunto di andare all'altra parte e chiudere con un canestro. E sicuramente la panchina romana ha avuto da ridire sul fallo fischiato alla guardia romana, che effettivamente era passato bene sul blocco, e diciamo un fischio un po' così, diciamo un po' ballerino, un po' ballerino, sì, un po' a favore della cestistica, però insomma ci sta nell'economia di una partita. Quindi si entra in campo questi ultimi 13 secondi, ricordiamo anche gli impegni di questa giornata, in contemporanea è iniziata anche la gara a Roma tra Smith e Latina, ovviamente favorita la squadra pontina, visto che la Smith è ancora ancorata, scusate il gioco di parole, all'ultimo posto con 0 punti, poi alle 20 anche il match tra Frascati e Fonte, domani alle 18 Cervete di Frassati a Valcanneto, Città Futura Valmontone alle 18.30 Pomezia Tiber, chiude la situazione di questa giornata, vediamo la quinta di ritorno, si sta avvicinando alla fase finale di questa prima fase, campo gialli della partita si fa molto sentire verso i propri compagni di squadra, sono ancora 12 secondi di questo primo quarto, altro tocco di piede, una partita praticamente di calcio in alcuni spunti visti i tanti tocchi di piede dei vari giocatori presenti in campo, rimessa ancora per la Stabar 90, fallo prima ancora che inizi l'azione, il fallo di Federico Gaiola su Scarpone che si rialza in piedi, cambi, entra Di Nardo, secondo fallo per Federico Gaiola, entra Koshan, fuori Eles, entra Di Nardo ed esce Arbidans. Un attimo solo cerchiamo di intuire quello che sta avvenendo, però quest'oggi il presidente Stefano Izzitiello in panchina vista l'assenza della detta agli arbitri Alessandro, quindi rientra Koshan, come detto sostituzioni sono state chiamate, fuori Arbidans ancora una volta e c'è Scarpone perché nel frattempo è andato in bonus Palocco, errore con il gesto, la mimica del rilascio da parte di La Rosa verso Scarpone che va a tirare, questa volta va dentro Stefano Scarpone, viene chiamato un altro time out, questa volta Agostino Afflitto decide di interrompere il gioco, squadre vogliono rimanere attaccate, c'è questo primo quarto, ricordando anche sabato scorso perché questa fase della partita poi ha inciso per tutta la gara con Città Futura. Sì, anche la squadra romana chiama time out, anche loro avevano a disposizione tutti e due i time out, 12 secondi alla fine, è giusto parlarne un attimino proprio per evitare appunto di incorrere in quello che prima avevamo pronosticato al Civietta, di far finire la squadra romana con la palla in mano, e ovviamente adesso la squadra romana cerca appunto di chiudere qui il discorso tenendo la palla il più possibile vicino alla fine del quarto di gioco, possibilmente cercando di prendere o dei tiri liberi o andare a canestro. E quindi si entra in campo ricordando che mancano 12 secondi e 6 decimi per chiudere questo primo quarto. All'andata vinse la Stabar 90, fu il primo successo strano nel campionato 77-73, però i migliori realizzatori non ci sono quest'oggi perché Perrier fece 14 punti così come Gian Vincenzi, uno è andato via durante il capodanno lasciando tutti praticamente senza fiato, e invece Campogiani non è presente, scusate, Gian Vincenzi non è presente per la frattura del setto nasale che lo terrà fermo per un mese. Attacca proprio la squadra ospite, il tiro che arriva dentro,
Ferro recupera la propria goccia nel primo quarto, che finisce qui con il punteggio di parità 20-20 con le squadre che fino ad ora si sono equivalse, coach. Allora, sicuramente è un primo quarto molto equilibrato, molto veloce, dovuto anche a molte palle perse da ambedue le squadre, due squadre che in questo momento si equivalgono, grosse rotazioni dalla panchina da parte del Civetti, un pochino meno dalla parte della squadra del Città Futura e del Palocco, scusa. No, collaboravano ai tempi quando tu allenavi la statistica, era insieme, vero. E del Palocco, e per cui diciamo finora è un basket divertente, anche se diciamo abbiamo visto molta frenesia in campo, molta voglia di fare, e questo sicuramente ha creato delle problematiche in cui abbiamo visto per esempio il playmaker Civecchia che ha perso qualche pallone di troppo, qualche tiro affrettato, per cui però insomma una partita diciamo piacevole. Sicuramente alcuni giocatori devono ancora prendere la forma migliore, ancora Arbidanz ha visto, sta cercando di collocarsi al meglio, ha cominciato al meglio la sua esperienza Civitavecchia, due partite con tanti punti, quest'oggi ancora però non sta ancora carburando. Anche Scarpone sta cercando di trovare le sue energie migliori, Talluto a volte sì, a volte no, perché ha fatto un paio di recuperi importanti ma anche ha perso un paio di palle. E poi Gocian, come detto, insomma, è un giocatore che magari non ruba l'occhio, però è un elemento che sicuramente è funzionale per la Stamar 90 anche dal punto di vista realizzativo, perché esce dai blocchi, va a aiutare a fare pick and roll, tira da tre che è importante soprattutto in questi frangenti. Nel frattempo sta a iniziare il secondo quarto con il primo possesso che sarà per la Stabar 90. C'è Andrea Bottone per far ripartire il gioco ed è pronto l'arbitro a fare la mesca a servire proprio il giocatore Civitavecchiese. Anche Scarpone in cabina di regia, in campo anche Di Nardo, Nadine e Cocian. Abbiamo i pompon, le cheerleaders praticamente oggi al palla di Cucci, il via di questo secondo quarto, subito la rosa si fa sentire, in piedi la rosa, accosciato invece afflitto, attacca la Stabar 90, Cocian va a tirare, sbaglia, Cocian la riprende per la seconda volta, è sfortunato in questo caso Cocian, la palla in questo momento di conquistata da parte dei ragazzi di Rocco che possono andare in attacco alla destra, con l'inseguimento di Nadine e in particolar modo però di Di Nardo. In qualche modo arriva il recupero da parte della Stabar 90, Scarpone alla cadesta per il tiro di Andrea Bottone che va a concludere. Andrea Bottone, bomba sotto la panchina, sesto punto per lui, seconda bomba di giornata in queste fasi iniziali del secondo quarto. La Stabar 90 passa in vantaggio perché siamo 23-20. Lentini, fallo di Scarpone, scusamente fallo di Nadine. Scarpone era un po' più indietro, a volte magari, come detto, queste capigliature molto simili si possono confondere. Scarpone, Nadine e Talluto, riprende quindi la gara con Alessio Croce, poi il tiro che arriva sul vetro, la buona idea, un po' troppo alto, la parabola di Zaccagnini che si rimette in fase di difensiva, lui che ha fatto 18 punti nella gara contro Valmontone, ha sempre giocato per Palocco Zaccagnini. Nadine, Andrea Bottone può andare al tiro, Andrea Bottone ci prova, due volte sul ferro, poi vetro, la recupera Cocian, non riesce a metterla dentro, la Stabar 90 spreca tante situazioni per andare a segnare i canestri, il fallo, chiede scusa a Scarpone, danni all'avversario che si rialza in piedi in questo momento, ovvero Croce che è rimasto vittima di questo problema, di questo scontro, proprio il giocatore classe 2003, la rosa riferisce qualcosa ai propri giocatori. Croce, alto 1,90 m per 90 kg questo ragazzo, 20 punti contropassati, ha disputato vari campionati di eccellenza giovanile e finali nazionali under 16, lui che ha debuttato in Serie C Silver nel 2022 con Fonte. Errore e poi fallo di Di Nardo su Magelli, quindi tiri liberi per Luigi Magelli, intervento falloso della Stabar 90 con tre falli anche questo secondo quarto, c'è il dato che incide, tre falli della Stabar 90, quindi vanno a caricare di questioni negative il possibile secondo quarto, possibilmente il secondo quarto in caso di arrivo a bonus
e poi questi sono fatti dei liberi concessi quando ancora non c'è il bonus, quindi ancora più insidiosa questa faccenda. Secondo punto di Luigi Magelli in questa gara, scarpini celesti per lui, ci prova tutto dritto con la schiena, Magelli trasforma il suo terzo punto, proprio il giocatore classe 2004 che ha anche disputato con le Api le finali nazionali del 15, le Api dell'Oney, la Stemar 90 con Stefano Scarpone, Prezza di Mare per il Bulldog, Bottone, la palla che non passa, recuperata, altra palla persa della Stemar 90, Palocco in campo aperto, Magelli allarga per Federico Caiola, quindi il passaggio in direzione di Lentini, se l'ho visto male, tanto palleggio di Lentini, poi ci prova, non è perfetta la sua conclusione, la Stemar 90 con Andrea Bottone, Scarpone va a terra e non c'è nessun intervento, l'arbitro va a proseguire il gioco e poi Andrea Bottone dietro schiena non fischia praticamente più la coppia arbitrale, altro scontro, Scarpone a terra così come Croce e gli arbitri adesso finiscono nel mirino dei vari giocatori, Scarpone a lamentarsi con Croce a terra, mi sono ingoiati il fischietto oppure hanno fatto bene? Ma io da sincero non ho visto gli 8 secondi, per cui non lo so, a volte gli arbitri lasciano un attimino correre perché non sanno quello che veramente devono fischiare, è successo un po' di tutto, c'è stata una grande contestazione da parte della squadra romana che prima ha chiesto l'infrazione degli 8 secondi e poi successivamente un fallo, ma gli arbitri non hanno fischiato, per cui si riprende a giocare con la Stefano 90, riesce ad andare a canestro con il tiro libero da parte di Stefano Scarpone, poi Nadine che va a rimbalzo, questa volta errore da parte di Scarpone, secondo punto per il giocatore ex di Giulianova, poi Lentini porta il pallone, 2 minuti e mezzo sono passati all'inizio di questo secondo quarto, la palla lunga per il tiro che arriva da parte di Palocco con Magelli guarda verso l'arbitro che però non fischia, Palocco squadra molto insidiosa, pericolosa, non tra le più forti di questo girone, però sicuramente sa il far suo e sa come mettere in difficoltà le varie squadre, abbiamo visto personalmente, oh, di Croce intanto Rizziti all'impiedi, rosso peperone il suo volto e la Stabar 90 va più 4 con i 10 punti di Koshan, con l'intervento che è andato dentro, poi il fallo di Di Nardo, intervento acceso di Di Nardo, prepara diversi cambi, Palocco, esce sicuramente Di Nardo, entra Arbitans ed entra Giacomo Gaiola, entra anche Ferlito per la prima volta in questa partita, esce Magelli e è pronto a entrare evidentemente anche De Robertis che però non ha ancora tolto la pettorina. Stemar in bonus, è arrivato un altro fallo, Scarpone con lo spazzolone, non vediamo nessuno ha detto lo spazzolone quest'oggi, si deve ingegnare Stefano Scarpone, 3 minuti trascorsi dall'inizio di questo secondo quarto, c'è Lentini, lunga pausa per Lentini, giocatore classe 97, 18 punti con Città Futura, 19 punti con Latina, 16 con Fonte, 18 con Frassati, gioca con Palocco dal 2019 e realizza il suo quinto punto, Lentini meno 3 per Palocco, il tiro che va dentro e diventa meno 2, quarto tiro libero a segno in questa gara per Valerio Lentini, rientra Arbitans, tante volte cambiato e poi fatto rientrare in questa partita, Lentini che ha anche giocato in Serie C Gold a Cirie e poi anche fatto parte del gruppo di Serie 2 con la Virtus Roma, oltre a giocare con Lovano, quindi Liguria, Vado, Lovano in Serie C nazionale, poi anche Castelnuovo, lui che da quando è arrivato a Palocco ha avuto sempre doppia cifra di media, l'anno scorso best di 19, 2 anni fa di 23, 3 anni fa di 35 per Lentini, il tiro che arriva va dentro, realizza proprio la squadra ospite con Croce, 26-26, parità che campeggia sul tabellone del palla di Cucci, questo match che stiamo osservando con gli occhi di Luca Vassalli, la palla va fuori verso la zona dei cartelloni pubblicitari con Koshan, non ha toccato il pallone, entra Talluto, entra Eles,
fuori Koshan per Eles, ovviamente lungo per lungo e anche piccolo per piccolo. Talluto entra dentro al posto di Scarpone. Salutiamo ovviamente tutti gli amici che ci stanno seguendo anche dalle varie parti d'Italia, non solo, per quanto riguarda questa partita. Il match che riprende a bordo campo dietro Rashimir Eles, sotto gli occhi di Andrea Sclano, che dirige i ragazzi del settore giovanile della cestistica. 28-26, 6-10 al termine di questo secondo quarto. La palla in favore dei ragazzi ospiti, il tiro che arriva dentro di Giacomo Gaiola, 4 punti per lui. Ancora parità, 28-28, 6 minuti al termine di questo secondo quarto. Con l'iniziativa della Stemar 90, adesso con Talluto, Arbidanz, l'Arbre Magic, eccolo che si ferma dietro per Eles, che passa al Cormorano, nuovamente non si guadagnano metri, Arbidanz va al tiro, Kristaps, Arbidanz, primi 2 punti per lui e la Stemar 90 torna in vantaggio in questa partita molto equilibrata, molto lottata, molto combattuta. Adesso De Robertis chiede un supporto, De Robertis con Eles, prova a passare, non ci riesce, a destra, ancora iniziativa da parte di Palocco, il tiro che arriva, Giacomo Gaiola, attentato classe 2006, uno dei più giovani della squadra romana, che all'andata ha fatto 13 punti con Lentini e 10 con Machelli. Poi il tiro della Stemar 90, occasione che viene fermata irregolarmente da De Robertis, 2 tiri liberi per i padroni di casa, con Talluto che riceve la mano da Nadine, Campogiani pronto a rientrare, esce Andrea Bottone, dove il permesso del tavolo della giuria, secondo fallo indicato proprio dal tavolo della giuria, e c'è quindi Mattia Talluto per i tiri liberi dei padroni di casa. Mattia Pietro Talluto ha giocato col Cusn in passato, 15 punti di media con l'Invicta 93-100, scusa, con un best di 30. Talluto non riesce a fare canestro in questa circostanza, la stiamo a 90 può andare a impostare con Andrea Campogiani, il rampollo che si mette in cabina di regia, attende il movimento da parte di Eles, poi si sposta a sinistra, ancora Andrea Campogiani che forse va a tentare la conclusione, sbaglia, adesso di partenza fallo antisportivo di Nadine, che ci può stare secondo me. Allora, anche se c'erano ovviamente già rientrati gran parte dei propri compagni, lui l'ha cinturato, per cui ha indotto l'arbitro a fischiare un fallo intenzionale. Doveva solamente toccarlo, non cinturarlo, che ha dato l'idea che lo volesse, ci fosse proprio l'intenzione di fermarlo, da qui l'intenzionale. Tiri liberi, il secondo va dentro, De Robertis va in doppia cifra, è il secondo a farlo perché già c'è andato Koshan. Come prevede il regolamento, rimessa in attacco perché ha conquistato il fallo antisportivo. Quindi Palocco con De Robertis che cerca di passare, non ci riesce, al lato il tiro che arriva, ferro, Arbidanz, ripasso difensivo, non arriva al fallo di De Robertis. Campogiani, lo schema del giro, viene chiamato da parte del capitano Talluto, ecco il solleone per il Cormorano Eles, a destra Campogiani, rampollo, alza la parabola, Eles con la bomba, il tiro, Crescimi Eles, più 4 a Stemar 90, 9 punti per Eles, prima bomba di questa giornata per lui. Lo schema, anzi più che altro viene chiesto l'allontanamento, nessuno nello smile per Palocco, con Arbidanz che è pronto ad andare a contrasto, il tiro De Robertis, corta Nadine a recuperare il pallone, Talluto a mettersi a proiettare questa azione, il fallo di passi di Arbidanz, passi del Lettone, tanti a protestare, ma onestamente movimento ha fatto un movimento strano, per cui ha indotto l'arbitro a fischiare i passi, doveva essere meno incerto. Quell'incertezza gli è costato il fischio, anche se forse rivedendola poi bene non erano passi, però ha indotto l'arbitro a fischiarlo. E questa però è la situazione che è avvenuta, tant'è che l'arbitro ha deciso di consegnare la palla ai ragazzi di Palocco, che stanno quindi attaccando con De Robertis, ecco uomo faro di questo Palocco, che poi trova un compagno a sinistra, il tiro che arriva sul ferro baciato da Croce, poi i rossoneri
con Talluto. Talluto che si ferma, contrastato da parte di Giacomo Gaiola. Campogiani, arriva Eles, ecco la palla per il ragazzo di Spalato. Campogiani sul movimento per andare proprio dietro il giocatore avversario, il tiro che arriva, la palla che non va dentro, e poi prosegue l'azione con le canottiere nere, con Giacomo Gaiola, il passaggio a sinistra per Croce. Croce ne passa uno, però non va dentro, fa male secondo me Croce, e poi il tiro di De Robertis, in realtà poi Croce ha fatto l'assist, quindi trova la bomba la formazione ospite. 3 minuti al termine di questo secondo quarto, la Stemar 90 avanti di 1 rispetto agli avversari, 33-32 in questo momento è riuscito al punteggio, come vedete anche dalla schermata preparata dal nostro Luca Vassalli. Quindi Talluto a sinistra, Nadine cerca un imbocco, Talluto ci prova con la bomba, Talluto non c'è il canestro da parte del giocatore siciliano, poi va a sbarrare la strada Eles, che dà evidentemente una randellata all'avversario, ovvero Giacomo Gaiola, che si è fatto male alla gamba destra evidentemente. Adesso cammina, ginocchio destro, ginocchio contro ginocchio tra Eles, ovviamente però stava mettendo il passo. Se non vado errato, è arrivato anche il presidente del comitato regionale della FIP. Vediamo un attimo, cerchiamo di capire un attimo quello che mi è sembrato fosse arrivato per Sighelli, non ho capito onestamente, poi chiederemo durante l'intervallo. 2.42, la palla per la Stemar 90 con Eles, sposta lui l'azione, poi va nel pitturato Eles, il cormorano, e va dentro Kashimir Eles, la Stemar 90 più 3, 11 punti di Eles, che diventa il capobranco dal punto di vista realizzativo. De Robertis riprende il pallone consegnato per Daniele De Robertis, avanza il giocatore tra i più esperti di Palocco, classe 2001, ma è tra i più esperti che solamente Lentini e Zaccagnini, che sono nati nel vecchio millennio. Cambi, è pronto Caravana con Croce che si avvicina, e lui che esce dentro, quindi Marco Caravana che riceve il 5 da parte di Coscia Afflitto, che predica subito uno schema, cercano di chiarirsi, lo schema difensivo viene individuato da parte di Palocco, che viene anche urlato da parte del tecnico di Palocco. Poi Eles che si ferma, va per Andrea Bottone, 2 minuti al termine di questo secondo quarto, palla in panchina, entrambe le squadre sono in bonus, lo ricordiamo, verso Salvatore Spano, è arrivato questo pallone. Ci sono ancora 8 secondi, ma il tecnico Capella Rosa chiama il time out, il secondo, si è giocato quindi anche il secondo time out perché sta per terminare proprio il primo tempo. Sì, ha ritenuto opportuno chiamare time out per affrontare una situazione d'attacco che sicuramente reputa importante, perché comunque non stiamo giocando male, stiamo giocando molto bene con il nostro lungo che sta facendo veramente grandi sfracelli sotto canestro, e stiamo anche circolando bene la palla, però Città Futura è solo 3 punti, per cui è vero, abbiamo rimontato il gap del 17-10, ma ancora non siamo riusciti a scrollarci addosso questa squadra che comunque continua a difendere, a attaccare con grande veemenza. Ha un paio di giocatori veramente in grado di poter trascinare i propri compagni, e stanno lì attaccati alla partita, per cui dobbiamo tenere la stessa intensità ma per tutti e 40 minuti, perché ci aspetta sicuramente una partita ancora tutta da vivere. E quindi tutti i raggetti di questo primo tempo con la Stemar 90 avanti di 3 lunghezze solamente, come ricordava il nostro Mono Tedeschi, rispetto agli avversari. Vediamo in campo Campogiani, Eles, Talluto che fa di sì con la testa, Andrea Bottone è davanti, Arbitas si muove e riprende quindi il gioco con Andrea Bottone che è munito dal pallone, prova a passare da lungo, non ce la fa e se la perde, controffensiva, transizione velocissima di Palocco, vanno come schegge, questi ragazzi sono partiti con la staffetta a 4%, come se fosse l'atletica. Il tiro di Giacomo Gaiola, bella azione, bel salto di Giacomo Gaiola, 6 punti per il giocatore che indossa il 21 di Palocco, lui che ha anche rischiato di fare una tripla doppia in una finale nazionale del 17 contro Brescia qualche anno fa.
Peles, d'altra parte, Arbinans, sono due punti possibili, no, non va dentro. Poi recuperata Luto, molto bene. Kristaps, Arbinans l'ha sbagliata clamorosamente. Kristaps, Arbinans ce l'ha fatta alla fine. Il canestro del 37-34, ultimo minuto di questo secondo quarto. La palla altissima, la tiene in campo Giacomo Caiola. Talluto va come una zanzara su di lui. Talluto, ecco il solleone, va a terra, commette però fallo il ragazzo di Caltanissetta. Vediamo urla da parte di Gabriele Alosa dalla panchina, da parte dell'ex tecnico della Rim Cervetti, tra le altre cose. E vediamo che sta per rientrare il maghetto sloveno Adi Kocan quando mancano 49 secondi per la chiusura di questo secondo quarto. Tiri liberi, fuori Eres, riceve il 5 da tutti, da Ingenito, da Bencini, da Bruno e da Rizzitiello. Giacomo Caiola dentro, 7 punti per lui, meno 2 per Palocco. In campo anche Cornacchia adesso per Palocco. 'Non c'è il canestro, fortunata la stemma al 90, in questo caso possiamo dirlo. Due, lo schema che ne ha chiamato il 2 da parte di Talluto. Campogiani dice andiamo di qua, tutti di là, via, bussa via, ha fatto i compagni di squadra. E la palla in questo momento alla squadra rossonera che attacca. Campogiani, le finte, porta in mezzo, ti gira, si volta. Andrea Bottone, tenta il tiro, l'altra bomba possibile con Kocan che recupera. Il maghetto sloveno è passato, di Kocan, che cosa ha fatto? Bellissima azione di Kocan, 12 punti per lui e passa davanti a Eles. 12 per Kocan, 11 per Eles. Ultima azione di questo secondo quarto. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Talluto, la tocca. 3, 2, 1. De Robertis va a tirare sul ferro. E finisce qui il secondo quarto. 39-35. Il punteggio della seconda frazione, il parziale di 30, di 19 a 15. Ci vediamo tra poco anche per seguire il secondo tempo di questa partita che si preannuncia fiammante. Rieccoci in collegamento con il Palla di Cucci per questa gara della quinta giornata di ritorno della prima fase di Serie C girone B. In campo la Stemma 90 che sta vincendo con due possessi di vantaggio, 4 punti rispetto a Palocco. Gara molto equilibrata che ha visto però un finale migliore da parte di Rossoneri, che hanno assestato un paio di colpi importanti. È partito a modo con Eres che ha fatto 11 punti e Kocan che ne ha messi dentro 12, che hanno consentito proprio ai Rossoneri di guadagnare questo vantaggio. D'altra parte 13 punti per De Robertis, che come è facile prevedere si conferma uno dei giocatori più importanti per quanto riguarda Palocco. Intanto finita da pochi minuti la gara di pallanuoto tra Ipertecnica Centuccelle e Castellino Mani. Vittoria di misura per la squadra di Daniele Simeoni, 10-9, anche se col brivido finale, 4-1 di parziale all'ultimo per i ragazzi castellani. E tante proteste da parte di Ipertecnica Centuccelle, in particolar modo per l'arbitro, ma è stata anche un po' surreale perché il cronometro generale, quello di 30 secondi, non ha funzionato e quindi hanno giocato questa gara senza nessun accorgimento visivo. Si entra in campo per questa gara, tabelloni accesi, così come fare qui al Palla dei Cucci. Nel frattempo nell'Oghi gli Snipers della Cronalta stanno perdendo 3-2 contro il Forlì con reti di Bernardo Meconi e Mandolfo, e la Flavioni sta finestra perfetta, sta giocando la palla a mano a Prato, anche lì il via, gara contraddistinta anche lì da situazioni arbitrali non molto, che diciamo, si condivisa da parte della squadra di Patrizio Pacifico. È ripreso quindi il match, chiedo quindi al mio compagno di viaggio Mauro Tedeschi cosa ti aspetta dei rossoneri in questa seconda parte di gara. Sicuramente ricavalcare quello che abbiamo fatto bene nei primi due quarti, cioè dare la palla sotto con una certa sistemicità, perché comunque stiamo prendendo degli ottimi frutti, o falli o tiri aperti da fuori come adesso, e riusciamo anche ad andare bene a rimbalzo, per cui quella per me è la chiave un po' del match. In difesa, di cercare di contenere le loro bocche da fuoco, che sono il numero 6 e il numero Lentini e l'altro De Robertis, che hanno dimostrato di avere punti nelle mani.
Mattia Talluto, più 7 per la Stabar 90, che conduce con 3 possessi di vantaggio nel frattempo rispetto agli avversari, grazie alla bomba da parte di Mattia Talluto, che ha aperto le marcature in questa terza frazione. Nel frattempo, visto che eravamo in odore di risultati, e c'è stata anche la gara di calcio a 5 della Futsal Academy, che ha pareggiato 4-4 sul campo della CCCP, doppietta di Mori, gol di Bellumori e Mondelli, e soprattutto la brutta notizia dello Spezia Reggio Emilia che si ritira dal campionato, che mette nei guai la squadra di Umberto Di Maio. Nella pallanuoto, vittoria a Punta Sant'Anna, a Recco per l'NC Civitavecchia, 10-6, e danni proprio il canestro realizzato da parte di Lentini, settimo punto infallibile dalla lunetta, 10-6 sul rapallo, grazie ai 5 gol di Carlucci, 3 di Nomiti e soprattutto primo posto in classifica, 6-3-18, primo posto a punteggio pieno per la squadra di Aurelio Baffetti, e quest'oggi non c'era Marco Paglianini, che è fermo per l'influenza. Fallo, e quindi sarà ancora possesso per la squadra allenata da Gabriele La Rosa, con Andrea Campogianni che è pronto a rimettere in gioco, vicino a lui Giacomo Caiola, la palla adesso a spicchi per Cociane, quindi Talluto con i suoi calzettoni rossi. Talluto, finta, qualche protesta, non c'è nessun intervento arbitrale. Leles in qualche modo tira fuori la palla dal cestello e quindi la perde, perché c'è Croce che se ne impossessa. Fallo, non ci sono due punti subito per Palocco, potrebbe essere importante. Fallo di Campogianni, protesta con Canavana, addirittura un gesto, intima, insomma, chiede a Canavana di stare zitto, proprio Andrea Campogianni nei confronti del diretto avversario. Adesso si parlano, l'arbitro redarguisce i giocatori e il pubblico, insomma, ne approfitta per esprimere il suo disappunto per quello che è accaduto in precedenza, diciamo così, ritmi di gara che non favoriscono anche la direzione migliore da parte degli arbitri. Certo, si gioca a una certa velocità, per cui è facile per gli arbitri incorrere in qualche svista, diciamo. Diciamo che Andrea Campogianni, il capitano, si è lamentato di un contatto sotto durante un blocco, dove il numero 16 della squadra avversaria, al 10 scusate, ha allargato un po' il gomito. Diciamo, non si fa, ma sono cose di gioco, per cui non dobbiamo sicuramente perdere la calma per questo motivo. Tiro libero, Giacomo Caiola la mette dentro, ottavo punto per lui e soprattutto meno 5 per Palocco, guardando il risultato che sta emergendo qui dal pala dei Cucci. Tiro che va sul ferro, palla recupera la Stabar 90 con proprio l'intervento difensivo di Cresci Mireles, quindi c'è Andrea Campogiani che si sposta sul versante di sinistra, ecco il movimento, Arbitans lunga per Cocian, Caravana la tocca, no, non l'ha toccata Caravana, ultimo tocco che è stato un giocatore rosso-nero, mi è sembrato Caravana, ma l'arbitro ha avuto altri atteggiamenti, ha avuto altra situazione, era proprio lì vicinissimo, difficile sbagliare per lui. Quindi c'è l'iniziativa da parte dei ragazzi domani, che vanno subito nel pitturato, quasi nello smile, poi il movimento a liberarsi ed è canestro di Valerio Lentini, che torna a fare un canestro a cronometro del movimento dopo parecchio tempo. 9 punti per Lentini e la Stabar 90 con gli scarpini celesti di Cocian. Quindi c'è Campogianni, dopo il passaggio di Eles, Campogianni prova a passare mettendosi la palla all'indietro, poi il tiro che arriva, Talluto va a baciare il ferro, ripartenza di Giacomo Caiola, velocissimo Giacomo Caiola, va a tirare, la sbaglia Talluto, Talluto è partito, Campogianni, Talluto scatta, vorrebbe il pallone, non arriva, Arbitans lo chiede, poi il movimento di Eles, quindi c'è ancora il lettore davanti, Talluto siciliano mette in mezzo, Cresci Mireles appoggio di sinistro, 13 punti del croato, più 5 per la Stabar 90. Quando sono passati quasi 3 minuti dalla partenza di questa terza frazione, ancora accosciato, croce afflitto, e poi il movimento di Lentini fermato in qualche maniera, stava cercando di imperversare sotto canestro della squadra di casa con il pallone che è terminato fuori, ultimo tocco che però è stato di un giocatore di casa, con la rimessa in attacco in questo match che stiamo sempre seguendo con gli occhi di Luca Vassalli, in movimento a sinistra, il tiro che arriva di De Robertis, ferro, quindi c'è Eles con il suo ennesimo rimbalzo difensivo,
Arbidance sul ferro, quindi De Robertis subito a scattare, subito a far muovere i suoi capelli, tanto è veloce la sua corsa all'indietro, quindi Lentini punta l'avversario, va in palleggio, va a tirare dentro Giacomo Lentini, anzi scusa, Valerio Lentini, non Giacomo, che è Gagliola, chiedo scusa, diamo a Lentini quello che gli appartiene al giocatore talentuoso. Tocca Arbidance, si guarda un po' attorno, un po' scosso, un po' basito sicuramente Arbidance nei confronti di Talluto, e quindi esce il lettone, entra Andrea Bottone, giornata non proprio felice fino ad ora per Kristaps Arbidance, abbiamo ascoltato questo in settimana, lui che è di scuola italiana, parla molto bene italiano, era un po' emozionato per l'intervista, anche un po' timoroso di sbagliare, un infortunio, Garavano a terra, ma si gioca, Campogiani 5 contro 4, la prende Palocco, per poco non ce la fa, Talluto fuori, rimessa Palocco e c'è Garavano ancora a terra, infortunio alla gamba sinistra, si tocca una botta credo sull'osso, vediamo un attimo cosa è accaduto con i compagni di squadra che vanno a vedere quello che è successo. Andrea Bottone forse protagonista di questo scontro, con proteste che sentiamo, udiamo anche dal settore dei tifosi di Palocco, si alza in piedi Garavano zoppicando, va verso la panchina, non sta benissimo, comunque sia riesce a raggiungere la panchina, fair play di Andrea Bottone che evidentemente è lui che inavvertitamente e involontariamente ha dato il colpo, va fuori, c'è la sostituzione con De Robertis che sta per ricollocare la palla in campo, Giacomo Gagliola si muove a destra, la formazione in canottiera scura con il tiro praticamente saltando, fallo su De Robertis quando aveva praticamente tirato, gli arbitri hanno chiamato l'infrazione, protesta il direttore sportivo Maurizio Campogiani con cenni ampi attraverso il proprio verbo, tiri liberi per quanto riguarda Palocco, coach, ancora protestano molti tifosi nei confronti degli arbitri. Sì, diciamo qualche interpretazione ha lasciato un po' insoddisfatti ambo le tifoserie, però in linea di massima è una partita dai toni molto, dai ritmi molto, molto alti, per cui come abbiamo detto prima si può incorrere in qualche svista che mi è sembrata comunque da ambo i lati. Eres la recupera, Campogiani chiede il giro, 4 minuti trascorsi dalla terza frazione, la partenza della terza frazione, stiamo a 90 in vantaggio, risicato sugli avversari, 44-42, il movimento di De Robertis è molto alto a spingersi per andare sulle linee di passaggio, Andrea Bottone, Campogiani, allaga, il tiro di Talluto, Mattia Talluto, ottavo punto per i rossoneri, perché è una bomba quella trasformata da parte del ragazzo nisseno, e quindi Palocco dopo l'importante giocata che può essere forse spartiacque da parte del siciliano, errore, si dispera giustamente, mi sarei disperato pure io dopo l'errore di Lentini perché per poco non ha fatto canestro, quasi metà della terza frazione, Campogiani che porta la sfera a spicchi, si gira, si volta, la lancia, non va a tirare, passi di Campogiani che si lamenta, ma è sembrato netto anche a noi, la decisione arbitrale, rientra in difesa adesso il capitano, ricordando che la Stembar 90 in questo momento è sesta in classifica, anzi è quinta nel gruppone al quinto posto con Pomezia, Latina e Cervete, di 4 squadre a 16 punti davanti, Frassati in testa alla graduatoria con 26 lunghezze, 24 per la Tibar, 18 per Frascati, assieme a Città Futura, e poi il gruppone dal quinto al nono posto praticamente, Fonte però è lì vicina, 14 punti distante Palocco con 12, che però può sperare quantomeno per una posizione importante nella pool salvezza, o addirittura che dovesse far filotto per ottenere un accesso alla girone migliore. C'è un infortunio, rimane a terra credo De Robertis, se non visto male si rialza in piedi, sì, è proprio lui, dopo il problema dello scontro, sì,
adesso Zidane De Laurentiis non si capacita della decisione arbitrale, ancora Campogiani oggetto delle polemiche, serve lo spazzolone dopo che è andato a terra De Laurentiis, ma a spiegarsi i due, un po' di trash talking in questo momento qui a Palare Cucci, non con la rosa che chiede qualcosa a Campogiani, non abbiamo sentito onestamente quello che ha riferito. Talluto, così come Scarpone, si sistema per aiutare a ad asciugare il terreno di gioco del Palare Cucci, con il pubblico sempre caldo, sempre assiepato sulle tribune dell'impianto, noi sempre qui collocati nel salotto messo a disposizione dalla cestistica Civitavecchia. Eles all'arca, Kocian, Talluto, no, il passaggio sbagliato di Talluto, quindi la recupera la squadra ospite che avanza con De Laurentiis. Talluto che va di sto palo, Talluto non si sposta, Talluto va ancora lì, qua il tiro di Lentini, ferro, vetro, poi Talluto, ancora lui, fallo conquistato, credo Talluto abbia, no, non ha fatto fallo Talluto perché è un numero diverso ed è stato sicuramente il fallo di Palocco, il fallo commesso da Maghelli. Adesso entra Scarpone al posto di Campogiani, che va a rimettersi in panchina a prendere un po' di fiato. Sentiamo il tifo. Talluto in cabina di regia, playmaker Talluto in questo momento, anzi no, Talluto alla guardia, ci si mette Scarpone a fare il play e ne approfitta perché del movimento sia a Kocian che ad Andrea Bottone, quindi il ragazzo di Pineto per Eles, la tocca il Cormorano ma la tocca anche Croce e finisce fuori, quindi Nadine rientra sul terreno di gioco. Coccio stema 90, non riesce a distanziare questi avversari, sappiamo Palocco è una squadra che difficilmente si smobilita dalla partita. Gran canestro, veramente un gran canestro. Sì, Palocco rimane attaccato alla partita anche perché per certi versi sì, ancora la palla in mano a Palocco. Diciamo che è una squadra molto, molto, molto tenace, che cerca di stare sul pezzo, non si butta giù, e noi stiamo facendo comunque una gran fatica, però stiamo avanti. È una partita molto insidiosa con la Stamma 90 che sicuramente deve ancora trovare la corrente giusta dopo i tanti cambi all'interno della sua durante queste ultime settimane, a cavallo tra il 2023 e il 2024. Palla persa da parte di Palocco, in due vanno a fronteggiare Sandwich sul Talluto, può andare Scarpone, no, può andare Scarpone, aspetta Scarpone, 9-8 secondi, il tempo di possesso, Eles, surplus di Eles, deve andare Scarpone, Stefano, Scarpone, più 10, momento importante della partita, primo distacco reale in questa gara parziale di 13-7 per la Stemma 90. Adesso arriva il canestro da parte di Daniele De Laurentiis, 16 punti per lui da parte del giocatore che ha anche fatto parte della Stella Azzurra Roma in Serie B, lui che però ha iniziato con l'Inter di Roma, ha giocato anche con la Petriana, ha giocato anche con la Virtus Roma, sarà nominato DDR nell'ambiente cestistico romano e soprattutto ancora di più in questo momento, visto che DDR è quello ufficiale, possiamo dirlo, Daniele De Rossi è il nuovo allenatore della Roma. Duttile come pochi, viene descritto così De Laurentiis. Lentini, tiro, fallo di Talluto, quindi saranno tiri liberi per quanto riguarda la squadra allenata da Agostino Afflitto, classe 74, dentro Di Nardo, esce Talluto, può andare quindi la squadra ospite con Afflitto primo allenatore, Zalantonello secondo allenatore, i due però hanno i ruoli invertiti per quanto riguarda i ruppi, Gold under 19 e under 20, più volte Afflitto ha anche fatto parte dello staff tecnico di Alfa Omega, anche come vice allenatore di Dimitri Sementilli per la Serie C, oltre a far parte dell'under 18 come primo allenatore. Lentini intanto riesce a ridurre il margine e poi il tiro che no, va a fare un lungo percorso e due punti per Croce perché nessuno va a rimbalzo, tutti a guardare, nessuno a contrastare, più 5
parziale, mini parziale di 5-0 da parte degli ospiti. Scarpone per Nadine, il pompero per Alex che va a tirare, no, prende la retina dalla parte sbagliata, con protesta con la parte, fallo tecnico chiamato credo a Campania Rosa, quindi intervento arbitrale con l'infrazione che viene chiamata proprio alla macchina rossonera. Primo fallo tecnico di questa partita, se non ricordo male, non credo di non averne accordati altri. 2 minuti e 5 secondi per chiudere questo terzo quarto, una partita molto lunga, molto spigolosa, durerà molto di più secondo me rispetto a quella con Città Futura. Tiro libero, come prevede la regola del fallo tecnico, con Lentini. Errore, lacrima di Lentini e si riprende con l'attacco della Stemar 90 con Scarpone che può andare con la rimessa in attacco, la Stemar 90 in bonus, altro fattore che può incidere. Palocco ancora no perché ha commesso 3 falli, lo schema dalla panchina viene chiamato anche con Ingenito che fa sentire la sua voce. Scarpone, Scarpone, prezza di mare, alza la parabola, va sul ferro e recupera quindi Lentini che si scatena andando in attacco, trasformazione difensiva in offensiva con Lentini che può andare a tirare, errore da parte di Valerio Lentini, poi la Stemar 90 anche con Di Nardo, credo, Scarpone ce la fa, subito lo schema, ancora doveva recuperare il pallone, già ha chiamato lo schema proprio il ragazzo abruzzese, quindi Eles ne ha 2 addosso, solo uno, Eles la palla gli si sposta, la perde, Eles la recupera, Eles fallo commesso da Palocco, fallo di, fallo che è stato da parte degli ospiti, credo ancora con Magelli, vediamo un attimo se è proprio così, attendiamo la paletta, quarto fallo, quindi caricati di falli i giocatori ospiti, viene preparato un cambio con Eles che fa il 16° punto, seconda chance. Entrambe le squadre in bonus adesso. Il Cormorano di Spalato va a metterla dentro. 17 punti. Cambi. Esce Croce. E lui che ha fatto il quarto fallo. Il fallo è stato di Croce. Va fuori perché rischia di finire prima questa partita. 54-47. C'è Lentini per Ferlito. Poi a destra Zaccagnini nuovamente in campo, tiro di De Robertis, sfortunata De Robertis, è partito Nadine, non può essere servito perché poi sono entrati, partiva Moto Magelli, la palla è per Lisandro Nadine, il può ballare Liccio per Di Nardo dove il passaggio su Eles, poi Scarpone, Andrea Bottone la mette sul ferro, ultimo minuto di questo terzo quarto, Crescimir Eles, il Cormorano di Spalato, 19 punti per lui, la trova, la mette dentro, va a recuperare tutto nel cesto dell'umido e la mette nel canestro, Crescimir Eles, tiro largo, nuovamente Palocco con Zaccagnini, Michael Zaccagnini il capitano, punta a palleggio e poi viene chiesto il passi da parte della panchina, però non viene chiamato, la panchina viene dalla Stemar 90 e quindi tocca ai giocatori allenati da Gabriele Rosa che stanno proponendo il loro raggio d'azione in attacco con Stefano Scarpone che cerca di far passare qualche secondo, ce ne sono 13 al cronometro generale in questo momento, 9 nel tempo di possesso, come direbbe Flavio Tranquillo, di scremarsi di 2 secondi tra i due cronometri, il tiro di Stefano Scarpone che va sul ferro, vanno a terra in 2, non c'è nulla, 2-1 e sta per finire il terzo quarto con il tiro che va corto, non va a toccare il canestro e quindi finisce la terza frazione, la Stemar in vantaggio 56-47 rispetto a Palocco, parziale di 16-12 in questa terza frazione, ricordando anche i prossimi impegni perché sabato ci sarà la trasferta di Latina per la Stemar 90 alle 19.30 mentre alla stessa ora Palocco giocherà in casa contro Città Futura e sabato 10 febbraio saremo nuovamente qui per la gara della Stemar 90 al Pala di Cucci contro Fonte alle 19.30 con la gara interna per Palocco che affronterà Latina, quindi Latina come diciamo spesso per queste gare, spettatrice sicuramente interessata di questo confronto perché affronterà prima la Stemar 90, quindi
poi Palocco tra due weekend. Coach, la Stelma 90 fa uno strappo, poi rientra Palocco, poi nuovamente nuovi punti di vantaggio, ma la partita è ben lungi dall'essere finita. Sì, anche se 9 punti è il massimo vantaggio che abbiamo acquisito in questa partita, la capacità di sovvertire il campo da ambo le parti, una grande velocità, non ti permette di stare molto molto tranquillo. Palocco comunque è una squadra che butta veramente tutto all'interno del parquet, per cui non sta rinunciando a nulla e noi non dobbiamo calare di concentrazione. Per quanto riguarda i ritmi, meglio alzare i ritmi, perché magari Palocco ha qualcosa di meno adesso dal punto di vista atletico, oppure abbassarli per rompere i propri ritmi? Ma diciamo che noi abbiamo delle situazioni per cui possiamo tranquillamente giocare anche sulla metà campo, nel senso non necessariamente andare al tiro dopo due o tre passaggi. Abbiamo i nostri lunghi che questa sera veramente, sia per questione di centimetri che anche di peso, la stanno facendo dai padroni, e questo ci permette di gestire la palla con un po' più di tranquillità, perciò meno frenetici, di dare la palla sotto e poi vediamo quello che ci danno. Raddoppiano, diamo la palla fuori, se non raddoppiano andiamo uno contro uno, mettiamo il fallo o andiamo a canestro. Ti vuole prendere quindi a giocare per quanto riguarda questo ultimo quarto regolamentare tra Stelma 90 e Palocco, il via dell'ultima frazione almeno per ora qui a Palla dei Cusci. E si comincia con Di Nardo, Scarpone, Nadine a sinistra e poi Eles al centro, e c'è anche un gran bottone, Eles sbaglia il tiro, insomma gli è scivolata un po' la palla, però deve sicuramente fare qualcosa di più il giocatore croato in questa situazione. Attacca quindi la compagine allenata da Agostino Afflitto, che smista per Magelli, ha un po' di spazio Magelli su Nadine, Magelli va in mezzo, prova a tirare, e il gancio va dentro di Luigi Magelli, meno 7 con questo pallone che trova il conforto con il canestro, quindi importante questo fattore, 2 punti. Nel frattempo la Stelma 90 gioca sugli angoli per tentare il tiro da 3, non va dentro di pochissimo, Scarpone, Cresci Mireles, 21 punti, dominatore dell'area, dominatore del pitturato, dominatore dello smile, dominatore di tutto, il corbolano di Spalato, 21 punti, più 9 Stelma 90, 58-49, in questo match che stiamo osservando agli occhi di Luca Vassalli, c'è il tiro che arriva, ferro e vetro, e soprattutto respiro per la Stelma 90, secondi che passano, è fondamentale anche se siamo ben lontani dalla conclusione di questa partita. L'incitamento sale a Palla dei Cusci anche con i pompon presenti nella tribuna nuova. Andrea Bottone, il Bulldog, Lisandro Nadine! E il pompero per il più 12, Lisandro Nadine. Fino ad ora non ha fatto neanche un punto, lo trova ora, più 12. Bella Stelma 90. Gioca la formazione romana con Daniele De Robertis, sale l'incidamento a crematica prima rossa, Eles la tocca, non è una stoppata ma sicuramente un tocco importante in fase difensiva. Scarpone supera la linea media nel campo, Scarpone che si ferma nel pitturato di Cipro, il tavolo da Giuliano osserva l'andamento dell'azione, attacca con le canottiere bianche con Stefano Scarpone, se la fa praticamente tutta, 7 di possesso, Andrea Bottone scrolla praticamente l'avversario e poi arriva l'intervento non regolamentare, l'arbitro indica il fallo da parte del giocatore Civitavecchiese con il gruzzoletto di punti, massimo vantaggio Stelma 90 più 12 rispetto agli avversari, 61-49, recita il punteggio che potete leggere sul vostro device, sul vostro televisore. La palla in questo momento orchestrata da parte di Lentini. Lunga. Magelli, fallo. Fallo, credo, di Nadine. Vediamo se è proprio lui l'indiziato. Sì, Nadine ha commesso fallo. Vediamo se ha caricato di fallo. Credo di no. No, un po' sì. Terzo fallo. Infatti si informa la rosa.
presso gli addetti al campo. Riprende quindi l'incontro, 7:27 da giocare, secondo pallo di questo ultimo quarto per la Stemar 90, la gioca Palocco, tocco anche ancora con il piede, ultimo tocco che è stato di Palocco e quindi può riprendere a palleggiare la squadra rossonera. Con Stefano Scarpone, lo schema della canottiera tirata indicato in questo momento, la palla è per Andrea Bottone, nuovamente possesso per Scarpone, Nadine, professor Scarpini fucsia, Andrea Bottone ci prova, ferro e fa anche un po' di vetro, non manca mai questo tipo di circostanze, a terra va Ferlito, poi il tiro va dentro, canestro, canestro, si è infortunato il giocatore di Palocco. De Robertis torna indietro verso la difesa, dolore alla caviglia, alla gamba destra per Lentini che ha trovato il suo 14° punto, quindi doppio cambio, entrano Croce e Giacomo Gagliola per Palocco, fuori Di Nardo, entra Arbidans, vediamo chi è cash, nessuno lo fa, si stanno avvicinando Maghelli e Ferlito per la squadra allenata da Agostino Afflitto. Con la rosa, palla con Scarpone, vediamo se c'è qualche mutamento rispetto all'azione offensiva, tiri liberi per Lentini, tiro libero più che altro, la sbaglia e c'è il rimbalzo difensivo da parte di Cresci Mireles che riprende la sfera, il 24 della Stemar 90, arriva Arbidans con il pressing alto a lasciare un po' di spifferi sui lati, Scarpone, il blocco di Eles, Scarpone, non c'è situazione di apertura di campo, Eles sbaglia, in tre sotto il ferro, e il pallone riconsegnato ai ragazzi di Palocco, più 10 per la Stemar 90, sull'attrezzatura della Croce Rossa va a prendere il pallone Giacomo Gagliola, presente come sempre il personale della Croce Rossa qui agli incontri interni della Stemar 90. Adesso c'è la squadra arancionera con Zaccagnini, mette in mezzo spazio per Croce, poi nuovamente De Robertis chiede il gioco a due che non arriva perché va tutto da solo, sbaglia, poi va a prendersi addirittura il rimbalzo, il fallo che arriva, saltano i dirigenti della Stemar 90 come se fossero popcorn per protestare verso la coppia arbitrale formata da Mattia Faramesca, di Anagni e Pierpaolo Iafrate, di Colfelice. Coach, dobbiamo anche evidenziare un momento, questa partita è importante, abbiamo fatto già prima da parte di Eles, 21 punti finito e soprattutto tanti sbocchi, tante giocate dei veri compagni di squadra, 21 punti, tanti rimbalzi, degli assist, è stato veramente un faro per l'attacco Civecchiese. La palla a questo momento è proprio per lui, il fallo di Croce, poi qualche protesta in direzione è da Coppa arbitrale, ma il fallo è stato netto, quindi vediamo, quinto fallo, finisce qui la partita per quanto riguarda proprio, vediamo cosa succede con gli arbitri che indicano qualche situazione, deve uscire Croce perché è il quinto fallo, quindi non può proseguire la sua partita e non ci sarà, quindi toglie sicuramente centimetri sotto canestro a Palocco. Eles va a tirare, la mette dentro, Eles, diventano 22 i suoi punti, ha finito i posti sulla propria casella, vediamo se andrà avanti, e sono 23 i punti di Eles, 6 minuti al termine, la Stemar 90 torna al suo massimo vantaggio che è di 12 punti, De Robertis porta il pallone, poi iniziativa per quanto riguarda Zaccagnini che però va a infrangersi sul ferro, Stefano Scarpone, Andrea Campogiani, avanza lui il capitano Arbidans, ancora Campogiani, la Stemar 90 se la gioca tranquilla, Arbidans sbaglia, Zaccagnini, Giacomo Gagliola fa tirare lui due volte, praticamente un flipper, poi il canestro di Giacomo Gagliola che trova la doppia cifra perché sono 10 punti suoi,
Arbitans, cambia nuovamente lato, sbarmellata per Scarpone. Quindi Arbitans l'appoggia, Nadine, l'imbocca è buona, Nadine prova a passare, va al ferro Nadine, Lisandro, Nadine! Ecco lo assegno il giocatore che si è proposto alla Stever 90 in estate. È entrata a far parte del progetto. Arbitans protesta, la chiappa, la recupera. Osservato speciale, l'arbitro fa la mesca mentre l'azione prosegue. Arriva un fallo ai danni di Campogiani per l'attacco che c'è stato su di lui. Ed entra ora Federico Gagliola, l'altro Gagliola, ed esce Di Robertis. Scelta un po' particolare quella di Coscia afflitto, visto che siamo nel momento nevralgico della partita. E De Robertis è sicuramente un elemento molto importante della squadra romana. Scarpone per Eles, quindi ancora l'iniziativa, fallo in attacco di Arbitans, sfondamento di Arbitans. Onestamente mi è sembrato cercare di andare avanti col pallone, con il suo spazio. Coach, tu come l'hai vista? Ma diciamo che gli arbitri, per calmare un po' gli animi, sono stati un po' clementi su questo fallo in attacco del lungo Cile del Chiese, per cui questo è il momento, siamo 12 avanti, è il momento di chiudere la partita, così in modo tale da calmare anche gli animi. Sicuramente è fondamentale cercare di distanziare gli avversari in questo frangente dell'incontro. Poi praticamente da papà, praticamente da fratello maggiore, Campogiani va a rincuorare Arbitans anche con una pacca, così come Nadine. Detto sicuramente Arbitans, lo vediamo un po' dall'inizio della partita, un po' scosso, perché non riesce a fare quello che vorrebbe, gli va un po' male in questa giornata. Il canestro di Eles, 24 punti, noi aggiorniamo sempre i punti di Eles, così come tutti gli altri giocatori ovviamente, però particolari suoi, perché sono diventati 25 con questo canestro trasformato. Più 14, c'è tutto per vivere un finale felice, tranquillo, senza patemi, senza sudare, senza doversi sicuramente un po' anche innervosire qui a Pallare Cucci. C'è tutto, bisogna semplicemente mandare tutto in porto. Scarpone a destra, Campogiani, entrambe le squadre in bonus, forse abbiamo già detto ma lo ripetiamo. Campogiani, Scarpone ci prova con la bomba, va a tirare, no, e fallo, spinta chiamata da parte dell'arbitro, che è stata adesso ad opera di due tiri liberi, anche il fallo da parte della squadra rossonera con Arbitans, quindi tiri liberi per quanto concerne Palocco. Federico Gagliola, classe 2001, è stato anche nel vivaio dell'Eurobasket, disputato anche le finali nazionali under 15, ha giocato anche nell'under 18 eccellenza nazionale, è stato anche capitano nell'under 16, Federico Gagliola. Al 2021 gioca per Palocco, in passato convocato per l'ATG quando era proprio a Palocco, dove ha anche esperienze nel mini basket. Un punto per Federico Gagliola, perché il secondo non l'ha messa a referto avendo sbagliato il tiro libero. Corre Nadine, Eles, Nadine a terra, chi gioca comunque, la Stava 90, deve far passare il tempo, tirare agli ultimi secondi, non lo sta facendo passare abbastanza, fallo su Nadine, no, anzi passi di Nadine, all'ultimo non è riuscito a tirare, si è dovuto fermare, non ha fatto ripassare il pallone e quindi passi di Nadine. Le ultime speranze di Palocco, che raccoglie il pallone all'ultimo con Federico Gagliola, Giacomo Gagliola, Federico è entrato prima, ha tirato libero però e ha tentato di fare canestro con il dietro schiena, nel frattempo Palocco, il presidente Nizzitiello deve congelare il suo cuore essendo quest'oggi in panchina, viene chiamata l'infrazione con tiri liberi per Lentini. Canestro, 15° punto per Lentini, meno 12 per i romani, segna anche il secondo, quindi
rosicchiano un po' di terreno i ragazzi di Afflitto, anche se sono ancora a doppia cifra di svantaggio. Nadine, è lui che orchestra l'azione, sbatte su Giacomo Caiola, Campogiani in mezzo a due avversari, la perde, poi Lentini, occhio di scatti sportivo, poi il tiro che fa dentro di Federico Caiola, 3 punti in totale per lui. Time out, la Stepar 90 rischia di perdere la bussola un po'? Ma diciamo che Città Futura ce la sta mettendo tutta per fargliela perdere, perché stanno difendendo veramente al limite, per cui, e gli arbitri non mi sembrano propensi a fischiare, perché hanno voluto calmare gli animi della squadra che stava perdendo, dandogli un pochino facendo un po' di concessioni. E adesso che la partita, che ancora non è finita, perché 3 minuti, 9 punti di distanza, insomma, sono non dico facilmente recuperabili, però ancora si può giocare. Ovviamente aumenteranno la pressione difensiva e qui gli arbitri devono punire ogni eccesso, perché pregiudica, insomma, il regolare svolgimento della partita. 3 minuti tondi al termine di questa gara che stiamo osservando sempre con gli occhi di Luca Vassalli. Ultime indicazioni della rosa, d'altra parte invece ancora un po' da fare. Coach Afflitto, i propri ragazzi, Luca assistito anche, come detto, da Emanuele Zano Antonello e da Savino Caravana. Ricomincia con questa partita. Abbiamo in campo Arbidans, Campogiani, Scarpone e poi c'è anche Eles con Nadine dall'altra parte del campo. Ultimi 3 minuti, adesso pressing alto asfissiante a tutta da parte di Palocco. Arbidans supera l'avversario e poi veniamo, se stiamo avanti, decide di temporeggiare come giusto che sia, e per far anche correre a fondo gli avversari. Arbidans un po' di spazio, non va a tirare Nadine, Lisandro, Nadine, 7 punti per lui e soprattutto più 11 adesso del punteggio, 69-58. Maghelli avanza dalla media, Maghelli, il tiro fallo di Arbidans, quando Maghelli ha già scoccato il tiro praticamente, quindi Gino e lunetta per il ragazzo che indossa il 18, che però si è infortunato, vediamo se riuscirà a andare a tirare. Dolore vivo al ginocchio, tanti scontri in questa partita, accesissima. Palocco, insomma, sappiamo, squadra che non tira dietro assolutamente nulla. La Stepar 90, anche per il nuovo corso che c'è stato con i nuovi arrivati nell'ultimo mese, vuole cercare comunque sia di riportare un po' di entusiasmo anche dopo le ultime 2 sconfitte casalinghe. Stepar 90 che non vince in casa dall'anno vecchio, ha vinto lontano da casa con la Nîmes Cerveteri nel recupero e anche con la Smith, insomma, con la Smith non è stato un compito particolarmente gravoso, il match è già deciso nei primi 20 minuti. Alessandro Bruno con lo spazzolone, poi Maghelli si è ripreso, 2.26 al termine. Maghelli non guarda il canestro, guarda il cronometro, guarda soprattutto il punteggio, secondo me, che vede Palocco molto lontano rispetto alla Stepar 90. È tutto sistemato per questi frangenti finali, l'arbitro fa la mesca, consegna il pallone. Maghelli va dentro, provano a distrarlo mettendosi a spandierare i pompon. Va dentro Maghelli con calma assoluta, sembrava un po' temporeggiare, un po' tentennare Maghelli, ma in realtà ci ha smentiti. Nadine, Eles deve far girare il pallone, andare sugli angoli, possibilmente la Stepar 90, Scarpone si mette a combattere e ottiene il fallo, quindi tiri liberi per Stefano Scarpone, importante anche muovere il punteggio. Vediamo secondo fallo, che però in questo momento non ci interessa. Ecco pressa di mare, va a tirare, va dentro Stefano Scarpone, 6° punto, più 10, si gioca per multipli di 10, 70-60, 2-12 al termine,
ed è dentro il canestro di Scarpone. 11 punti, di tempo non ce n'è tanto, come corre Federico Cagliola. Poi ancora l'avanzata da parte di Nomani con Zaccagnini che si aggira per il canestro, va a tirare, va, passa un'altra volta sopra il ferro, ma non va dentro. Campogiani, linea mediana del campo, lunga, quasi un alley-oop per Nadine che va a tirare. Alessandro Nadine, importante apporto di Nadine in questa finale di partita, davvero tra i migliori dell'ultimo quarto. La recupera Eles, più 13, e sembra essere, coach, praticamente finita. 1.35-13, tutta l'inerzia in mano alla cestistica, la partita ovviamente è finita, però devo dire che comunque è stata una partita piacevole, molto molto rapida, veloce, continui ribaltamenti di campo, in evidenza ovviamente tra le file della cestistica, gli esterni, Andrea che ha dettato i ritmi, anche se ha segnato molto poco, però ha dettato veramente i ritmi quando era in campo, i due playmakerini che si sono alternati hanno giocato con grande padronanza, e poi anche la coppia dei lunghi è andata molto molto bene. Ha iniziato la grande Bottone, che poi si è un po' perso, però diciamo che ha dato il suo contributo sicuramente in un momento importante. E per il resto, peccato per Arvidas, che è incappato in una serata un po' storta, ha tentato di entrare in partita forzando un pochettino, non ci è riuscito, però sicuramente ha delle qualità importanti e sarà utile nel proseguire il campionato. C'è un momento importante questo campionato, perché si inizia a delineare le situazioni per la lotta pulle promozione. Stiamo a 90, adesso avrà la trasferta sul campo di Latina, quindi in casa Fonte, che sono squadre che stanno combattendo lì attorno. Latina a 16 punti come la Stema, Fonte dietro a 14, però sono quelle che stanno combattendo per quei posti. Sì, sono sicuramente due partite importantissime, perché ce la giochiamo, noi adesso oggi andiamo a 18, giusto? Ce la combattiamo con chi comunque sta nelle vicinanze, però dobbiamo aspettare i risultati della domenica. Latina credo che vincerà, gioca con la sì, Sprint. Sì, per cui è sicuramente importante, però è una squadra che piano piano sta crescendo, e perché no? Pensare a qualcosa di positivo per il futuro non è reato. Attacca ancora Palocco, non si ferma, si danno i giocatori di Afflitto con il canestro di Lentini, 18 punti, facciamo anche il referto, approfittiamo visto che c'è il time out, con i punti di questa partita, perché ha tre giocatori sopra i 15, la squadra di Afflitto, Lentini con 18, Danilo Bertis con 16, Giacomo Cagliola con 15, poi ricordiamo c'è stata l'estromissione definitiva della partita di Croce per i 5 falli. Per la Stava 90, 25 punti di Cresci Mireles, 10 per Scarpone, ma prima c'è sicuramente Koshan con 12, che ha lottato fino a un certo punto, poi si è fermato con i canestri Koshan, mentre Eles ha proseguito nella sua partita. Scarpone 10, Nadine 9, Nadine importante con i canestri che ha fatto negli ultimi minuti, ha dato un apporto che ha chiuso praticamente la partita. Sì, un giocatore che è utilissimo, perché è un giocatore molto versatile, un giocatore che si impegna, difende, va a rimbalzo, prende botte, difende, cioè è un giocatore molto molto utile, e che ha avuto tra le mani la possibilità di chiudere la partita, e l'ha fatto nel modo migliore. 58 secondi al termine, punteggio palindromo in questo momento al Pala di Cucci, alla destra dedicata a Vincenzo di Cucci, 76-67, vedete anche dalla schermata, due time out avanti da parte di Gabriele La Rosa, uno invece per Agostino Afflitto, ma la partita sembra essere praticamente terminata, 9 punti di margine, anche se fa bene Palocco non mollare fino all'ultimo, qualche protesta ancora da parte del tecnico romano, tutto sistemato, soddisfatto Afflitto, e quindi si vuole cominciare a giocare. Vediamo anche ormai situazione, diciamo così, scaramantica, quella del dirigente Fabio Bencini, dentro
l'ufficio della segreteria a seguire questo finale di partita. Sbaglia Campogiani, riprende quindi Palocco che parte in attacco, deve fare tre bombe per pareggiare questa gara. Nadine e il Pompero, che grande stoppata di Nadine, e si prosegue per questi ultimi secondi mentre si prepara ad allestire il bagnerone il pubblico a Palla di Cucci. Hanno tirato quattro volte, il canestro non l'hanno fatto. Nadine va a terra dopo essersi scontrato con gli avversari, e qualcuno del pubblico non ha pienamente colto lo spirito offensivo dal punto di vista tecnico da parte dei ragazzi romani, e viene quindi indicato fallo su Nadine da andare a tirare quest'altra parte. Due tiri liberi, ricordiamo che le squadre sono ampiamente in bonus da tempo, anzi quasi rischia di fare un altro bonus. Andiamo avanti così, 26 secondi al termine, Lisandro Nadine per chiuderla definitivamente. Silenzio al Palla di Cucci, e va dentro, e il Pompero che va a doppia cifra, 10 punti di Nadine. Ancora qualche schermaglia da questa parte, il canestro di Nadine, 26 secondi all'appello, tutto rientrato. C'è stato qualche piccolo battibecco tra pubblico e Federico Cagliola. Si può ricominciare quindi con questi ultimi secondi con l'altro Cagliola, però è proprio Giacomo che va a fare canestro, 17 punti, e va un punto sotto Lentini e diventa il secondo top scorer di questa giornata per Palocco. 20 secondi, vediamo se Stefano Matta cercherà di giocarlo oppure se proverà. Nel frattempo un altro timeout viene chiamato, quindi approfittiamo, andiamo a quello con Coscio Tedeschi, quest'oggi extra possesso delle cronache per noi. Sicuramente cosa manca quella alla Stebar 90 per trovare l'energia per arrivare al 100%, visti i nuovi arrivi che sono arrivati durante questo mese. Manca ancora qualcosa, però bisogna sbrigarsi perché il tempo è poco. Certo, e queste sono le problematiche del mercato, da un lato riparatore di gennaio, riparatore, ma anche un mercato che ha dovuto sostituire tre pezzi da 90 che sono Gian Vincenzi, Spada e Bottone, che negli ultimi anni sono stati la colonna portante della Stemaro, per cui in più Perier non è poco. A me è una squadra che sinceramente adesso ha preso una conformazione che mi piace, perché ha trovato un lungo che non è un lungo fisico, un intimidatore, ma è uno che sa giocare a pallacanestro veramente, e di questo ne ha subito usufruito l'altro lungo che fino a pochi giorni fa aveva poco minutaggio, che è Kogan, perché riesce a trovarlo bene negli spazi, gli dà buoni palloni, insomma io credo che abbia bisogno di allenamento, abbia bisogno di giocare e di conoscersi, ed è una realtà che a me sinceramente non dispiace. Purtroppo fa l'attacco della Stefano 90 con Campogiani che si mette le mani nei capelli, quindi è stato un fallo, quindi tiri liberi dovranno essere probabilmente, no, in realtà non è così, no, fa l'attacco semplicemente per il possesso. Quindi ultimi 15 secondi, Palocco la gioca fino all'ultimo, va subito a tirare, e canestro da parte di Federico Cagliola, da parte di Giacomo Cagliola. Sono 20 punti, quindi ventello di Giacomo Cagliola. Squadra che combattono fino all'ultimo secondo, non vogliono mollare, come nel rugby quando si cerca di giocare sempre per fare meta anche se sei avanti di 50 punti. Va quindi Riccardo Tarrigone, appena entrato Riccardo Tarrigone, va a segno, primo punto per il classe, il giovanissimo alla piccola, proprio lui va a segno, secondo punto, esulta Tarrigone. 10 secondi, Palocco ancora per ridurre il margine, 8 punti di distacco, non si intendono. Poi il tiro di Federico Cagliola e canestro bellissimo da parte sua, 5 punti, e poi fallo tattico per mandare in lunetta quelli da Stavar 90, un secondo e due decimi, è complicato rimontare 5 punti, però
fanno bene a non, anzi in realtà non c'è stato fallo, chiedo scusa, semplicemente deviazione, rimessa la stava a 90, ormai non c'è più niente da dire. E la palla di Cucci è finita! La Stepa 90 si impone per 80-75 nei confronti di Palocco, ritrova la vittoria in casa per la prima volta nel 2024. Grazie per i 25 punti di Eles e i 12 di Cocian. Coach, grazie mille per averci assistito in questa telecronaca, ci vediamo tra due sabati. Grazie a voi. Ovviamente da Paolo Tedeschi alla voce, ringrazio quindi anche Luca Vassalli, grazie ai suoi occhi di aver visto questa partita. Un saluto da Giovanni, vi lascio con le immagini della festa della Stepa 90 cestistica per questa vittoria casalinga.